Ciao Caterpies, bentornati per un'altra puntata sul canale iCaterpie. Nel corso di queste due settimane che sono stato in vacanza, alcuni mazzi sono entrati prepotentemente nella scena non competitiva. Sono molto simpatici, molto divertenti, ho intenzione di farveli vedere tutti quanti. Iniziamo probabilmente dal più acclamato e dal migliore di loro. Sto parlando di Solrock e Lunaton. Prima però, sigla. Bene, ecco qua la lista del mazzo, il Lunarock, come motore quello di Solrock e Lunaton, un motore che si era visto in alcuni mazzi passati, nulla di così fatto bene, però c'era comunque già arrivato qualcosa in passato. Allora, il set è basato su queste due carte di Pokémon Go. Solrock, una volta per turno puoi assegnare un'energia psico dato a piedi di scarti a uno dei tuoi Lunaton. Lunaton 30 più 30 per un'energia psico, per cui capite subito la combo: uno assegna energie, l'altro attacca in base all'energia. Il mazzo che per quanto mi riguarda questo e anche gli altri che arriveranno sono tutti non competitive, non perché siano brutti, come abbiamo già detto la sigla di non competitive non significa che il mazzo è brutto o è scarso, significa semplicemente che non tiene conto di tutti quelli che sono i mazzi in meta, i mazzi in formato, l'impatto che può avere nel meta. Per cui in questo caso l'attaccante, che è Lunaton, è un Pokémon base, contro qualunque mazzo che blocca i Pokémon base perde. Vedete per esempio Aizkyu, Pikachu di Azul che abbiamo visto, non si troverebbe esattamente bene. Ci sono ovviamente vari modi per giocarsela, però dovrei modificare il mazzo per andarlo a rendere competitivo. Onestamente non mi va, preferisco tenerlo bello, tranquillo, lineare, semplice, che va davvero bene così. Il mazzo, come potete vedere, rispecchia esattamente tutti gli aggettivi che ho appena descritto. Tutte le carte del mazzo sono praticamente in quattro copie e quando non si incastra prepotentemente online il mazzo gira, che è una bellezza. Ci sono tante ball, tante energie, vi basta avere in campo Greninja, ogni volta che pescate un'energia siete più contenti che insoddisfatti. La combo Greninja, Scoop Up, Trekking Shoes è una combo bellissima, una combo turbo, l'abbiamo già vista in altri mazzi in azione, come Darkrai e Dialga, e si sposa bene anche in questo Lunaton. Si sposerà bene in tantissimi altri mazzi, per cui abituatevi a questa combo perché davvero la vedrete spessissimo. L'idea di base è quella di avere in campo Greninja, ovviamente, per cui scartare energia e pescare due con il fatto di poter riusare il Greninja con gli Scoop Up e tanta roba. Tenete conto che in questo mazzo gli Scoop Up, allora, potessimo metterne 8, ne metteremmo 8, perché non sono soltanto una carta che vi permette di fare più volte il Greninja per pescare, è anche una carta che vi permette di rifare Solrock, per cui di prendere delle energie in più, e non è affatto scontata. Di base vogliamo avere un Greninja, 3 Solrock e 2 Lunaton in campo. Perché? Perché se ci sono delle energie in più che vogliamo dare, le vogliamo dare direttamente al Lunaton indietro. In aggiunta, in alcuni mazzi, alcune liste, ho visto giocare il palloncino. Io l'ho provato, l'ho tolto immediatamente. Perché? Perché giocando col secondo Lunaton in campo non ho bisogno del palloncino, contando comunque che anche Solrock, che di per sé non è esattamente un Pokémon veloce, ritira comunque tutto uno, per cui al massimo assegno ritiro, molto semplice, o uso lo Scoop Up. Per cui Fogg Crystal, Level Ball e Quick Ball per andare a prendere i Pokémon, Carrier per recuperarli. Ho aggiunto il Pokéstop perché, a parte Boss Order e Research che ci secca un po' a scartare, tutto il resto ci viene in mano o se scartiamo le energie tanto meglio, per cui stadio fantastico. Guarda, scarta le prime tre carte, tutti gli item li prendi in mano, per cui carta incredibile. Servirebbe il terzo boss, personalmente gradirei il terzo boss, non ci sarebbe forse la quarta, ho aggiunto la quarta choice, ci sarebbe probabilmente la quarta choice da togliere per il terzo boss,
vedete voi, sono proprio a voler limare proprio le piccolezze. Ci sono, ho visto varie liste, prima di arrivare a questa lista ne ho viste varie. Una molto interessante di Shintaro è probabilmente quella più studiata. La lista di Shintaro gioca Irida, gioca il Battle Pass, gioca Ryan, gioca Weirdir. Sono tutte carte molto importanti, probabilmente anche situazionali. Perché non gioco queste carte? Non gioco Ryan perché, per quanto possa essere una carta molto forte, ora giochi in tante copie e allora hai effettivamente modo di andarla a prendere, o altrimenti, contando che il mazzo si basa su Research come unica supporter di pescaggio per funzionare, se ne giochi soltanto in monocopia sono più le volte in cui l'andresti effettivamente a sprecare piuttosto che a usare. Non gioco Irida e i Battle Pass perché, per quanto siano delle carte molto fighe da usare, preferisco le Tracking Shoes. La differenza di spazio era quella. Il Weirdir è una carta che non voglio dentro perché servirebbe soltanto alla fine della partita per fare il KO grosso, anche perché la forza del mazzo è il fatto di essere uno spa, quindi continuare a dare premi singoli. Se inizi ad attaccare col Weirdir e dare più premi, perdi un attimino il senso del mazzo. Volerlo tenere alla fine è sicuramente molto importante. Il problema di tenerlo alla fine qual è? Che, contando che non hai modo di recuperarlo, il mazzo è comunque sempre basato su Research, non sono poche le volte in cui riesce effettivamente ad arrivare alla fine con queste carte. Ed è il motivo per cui in mazzi come queste si tende a giocare carte in quattro copie, perché se intanto devi scartare tutto il mazzo, almeno hai quattro copie di ogni carta. Ecco, ho spiegato il motivo della quarta choice, terzo rescue, terzo stop, tutte le carte maggiorate proprio per questo. Dicevo, voglio limitare il più possibile il fatto che la Research mi scarti cose utili. Per cui questa è la lista e adesso vi mostro in azione come funziona con una bella partita. Ciao Patripiz, questo canale è sponsorizzato da TCG Park, il nuovo negozio online per la vendita di buste e accessori per i giochi di carte collezionabili. Su questo sito troverete prodotti sempre disponibili a prezzi incredibili. Cogliete al volo l'occasione, scegliete TCG Park. Bene, allora andiamo a provare insieme questo Lunaton Solrock. Il mazzo l'abbiamo già visto durante il live, è davvero molto molto carino, molto 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 simpatico. Allora, hello. Allora, non ho una buona mano, a meno che il Pokestop non mi regali il mondo. Sono contro Arceus. Vediamo Arceus cosa. Ok, sono fortemente curioso ora. Pokestop nella speranza di non scartare Greninja. Ho scartato due energie, buono. Le Tracking Shoes le prendo. Queste due non le voglio usare ancora perché se vengono fuori dei Pokémon con le Tracking Shoes a me va bene. Questa non la voglio. Terza Tracking Shoes di fila e questa invece fa assolutamente al caso mio. Poi, allora, tre energie sono già negli scarti, per cui questo diventa un Solrock. Cosa mi serve di meno, il carrier o il boss? Penso che mi serva di meno il carrier al momento. Vado sicuramente a prendere Greninja. Scarto una, pesco due. Fantastico. Fantastico, fantastico, fantastico. Ora sto pensando in realtà che potrei lasciar stare Arceus e fare KO Charmander. Però non so, non mi fa impazzire come soluzione. Diciamo così, va. Energia davanti.
e ne ho già davanti. Vado per il KO in due colpi ad Arceus, ma nel frattempo almeno mi setto con questa research. Eccola qua. Uno. Ho altre energie? Sì, ho un'altra energia. Vediamo, avessi messo tutto avanti, 3, 6, 9, 12, 15, 18. Allora, non riuscivo a fare il KO, era 210, ci avrei provato, con una choice 210 erano assolutamente fattibili. Senza choice, 220 sono molto complicati da fare, per cui va benissimo. Ragazzi, questo è il nostro primo turno. Un primo turno in cui abbiamo 5 energie in gioco e stiamo attaccando per 120 danni. È davvero figo? È assolutamente figo, il mazzo è davvero molto 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 è consistente, è esplosivo. Allora, Avery mi dà fastidio. Non so se gioca. No, scarto i due Solrock. Scarto due Solrock perché? Perché i Solrock li posso recuperare. I Solrock li posso recuperare coi Carrier, mentre il Greninja no. Questo è un Arceus Centiscorch. Questo Lunaton non mi serve. La mia panca è formata da doppio Lunaton, triplo Solrock e Greninja. Questa è la mia panca. Mi aspetto di subire il KO. Mi aspetto anche di fare il KO dopo. Flying Pikachu. Non mi spiego il motivo di Flying Pikachu dentro un Arceus Centiscorch Heatran Charizard. Ma va bene, Pikachu è sicuramente uno di quei Pokémon che dà auto win a questa partita. Nota negativa, abbiamo già fuori un Boss Order. Per cui qualora iniziasse ad attaccare con Pikachu, per noi sarebbe finita. Potete mettere varie cose se volete giocare contro Pikachu. Potete mettere Escape Rope in modo da fare Escape Rope Boss. Penso principalmente che Escape Rope Boss sia la soluzione migliore, ovviamente. Provate voi, io come ho detto, a me onestamente non interessa giocare contro Pikachu. Trovate Pikachu, concedete andate alla prossima, pazienza. Santo è un mazzo da ladder, tenetelo come mazzo da ladder. Qui allora, la mia speranza è che non abbia l'evoluzione del turno dopo, in modo da poter giocare. Se riesco a fare 4 premi, sono a posto. Allora, inizio con il Pokestop. Buono. No, la research non la voglio. Questo decisamente sì. Iniziamo. 1, 2 e 3. Scarto una, pesco due. Guardate il mazzo quanto gira. Quante carte prende ogni volta. Allora, servono 160, per cui 3, 6, 9, 12, 15, 18. Servono 5 energie assegnate. Altrimenti 4 più la choice. Contando che io ho davvero tante choice, vorrei cercare di sfruttare la choice piuttosto che l'energia. Che se in questo caso potevo fare un Solrock in più invece di un Greninja. Se trovo la choice è uguale. Mm.
3, 6, 9, 12, 15, 18. Mi sono rimaste energie? Sì, 4. Ancora tutte le choice dentro. Allora, potevo fare boss sul Pikachu. Il problema è che poi non ne ho più. E se lui carica l'altro Pikachu... è antipatica come cosa, però... Prendo questo KO. Well play. Vediamo. LOL. LOL. Cosa è successo? Allora, non voglio dire che cosa sia successo in questa partita. Allora, Matteo, il mio avversario, merita parecchi accorgimenti. Proprio parecchi. Allora, posso capire il Charizard. Il Charizard che raddoppiava l'energia col Centri Scorcio, potevamo anche intuirlo, aspettarlo. Per cui dico, ok, può avere senso. Stai giocando un Charizard che raddoppia le energie fuoco, ok, diventano doppie. Io non penso che giocherei Arceus nel mazzo. Perché non giocherei Arceus? Arceus è sicuramente un Pokémon straordinariamente forte. Il discorso però è che non ne ha Centri Scorcio non ha bisogno di Arceus per funzionare, perché se giochi tante energie fuoco base con la stadio, con carte per scartare le energie fuoco all'inizio, due energie, poi te ne carichi altre, diventano tutte doppie. Secondo me non è brutta l'idea. Certo, non giocherei mai un Pokémon con debolezza acqua in questo momento, perché c'è Palkia in formato, non giocherei mai Centiscorch adesso, per cui capisco il motivo per cui ha messo dentro Pikachu. Ma a questo punto questo è già un mazzo, Arceus Pikachu è già un buon mazzo, giocate quello. Per cui Arceus Pikachu, mazzo competitivo, fortissimo, azzurro e dio, a posto, siamo lì. E poi c'è Centiscorch Charizard, fun, molto divertente, carino, coccoloso. Sono due mazzi diversi, qui sono due mazzi diversi che sono stati messi insieme e per forza c'è tanta confusione. Alla fine c'erano solo due energie elettro, non so, forse ha concesso perché aveva l'altra nei premi, no, non lo so, insomma, triplo V-Pass senza modi per cercarlo, mono, cioè le uniche supporter di Pescaggio sono tre Marni, insomma, beh, diciamo che personalmente ci vedo tanti problemi, quindi erano due mazzi che sono stati messi insieme. Indipendentemente da quello che era il mazzo dell'avversario, direi che possiamo sicuramente trarre delle conclusioni positive da questo Lunatone. Un mazzo sicuramente molto figo, ha girato alla perfezione, un mazzo davvero figo. Ciao Caterpillars, questo canale è partner con Po Town Store, il negozio numero uno online per la vendita di codici per il gioco di carte collezionabili. Ottenere questi codici è semplice, andate sul sito, comprate quello che volete e controllate la vostra mail, perché i codici vi arriveranno automaticamente in un attimo. In più, usando il codice iCaterpillars avrete diritto al 5% di sconto su tutti gli acquisti. Cosa state aspettando? Scegliete subito Po Town Store. Fox, bella zio. Allora, andiamo a vedere che cosa riusciamo a tirare fuori per questa seconda partita. Lancio di moneta. In questo mazzo, se riuscite ad avere una buona partenza, anche andare per secondi va bene. Anzi, a volte potrebbe essere consigliato andare per secondo. Io scelgo sempre di partire per primo, perché se siete contro dei Pokémon evoluti, andare per secondo è comunque ottimo, avete modo di caricare più energie. Questo è il momento in cui spero che il Greninja sia nei premi. Allora, Avery, Sillin, Switch. Non so contro cosa sono incuriosito, vediamo.
Sì. Morpico. L'avversario non può usare l'attacco. Galarmine. Miltank. Dimmi che qua c'è il Greninja. No, eh. Allora, vediamo un po'. Io non penso che l'avversario mi potrà fare KO. Però penso comunque di aver bisogno di un boost di energia. Per cui uno di questi lo prendo. Ho una brutta partenza. Però l'attacco di Luotu non è affatto male. Scarta una, pesca tre. Mi sono magicamente ripreso. Ora, adesso inizio ad attaccare. Ma sul mio avversario dovrebbe essere uno stall, una sorta di torment. Non mi fa ovviamente attaccare con il secondo attacco. Ma va bene. Allora, non giocherò la research per questa partita. Voglio sicuramente avere il Greninja in campo. Allora, il mio secondo attacco ovviamente è stato bloccato. Sto pensando che posso mettere pressione al mio avversario e la cosa onestamente non mi fa schifo. Perché? Perché mazzi come questo soffrono la pressione. Per cui io vado con la pressione. Energia. Allora, di per sé Morpico Galarmine è una strategia fallimentare contro di me. Perché? Perché i Lunaton, col fatto dei Solrock, possono tranquillamente ritirare tutte le volte a 3 e attaccare. Non mi interessa. E i Solrock invece, che sono quelli che possono soffrire dalla Galarmine eccetera, possono essere fatti sparire quelli scoop up. Allora, teoricamente non ho bisogno di due Solrock. Io adesso posso tranquillamente attaccare con Lunaton. Poi non so bene di che cosa sarà composto il mazzo del mio avversario, per cui vediamo. Regiliechi. Perché Regiliechi? Prendi un addestramento dalla piede degli scarti e te la metti in mano. Cosa vuole andare a recuperare? Mine, switch card. Scarto una, pesco 3, 6, 9, 12. Con questo è KO. Gli scoop up sono fondamentali in questa partita e non li voglio usare per accelerare l'attacco con Lunaton. Prendo un altro Solrock, perché? Di base, perché no? Energia dietro. Energia. E attacco. Ok. Vediamo, mi può attaccare con Miltank. 2, 4, 6, 8, 9. Mi può anche mettere KO con Miltank in realtà.
però siamo sempre lì. Io ho fatto il primo premio, una guerra di KO Lunaton contro Miltank, la vinco io. Al di là del fatto che sono sicuramente più consistente di lui, ma oltre a questo ho fatto il KO per primo. Avery, un altro Sorok ci saluta. Ne ho 4. Ho il Rescue Carrier. Ora non ha neanche più il KO. Ivelta è inutile. Allora, non sono convinto che Regilieki sia la carta migliore da usare lì dentro, perché se non sbaglio Dialga prende una carta qualunque. Per cui se proprio dovete usare una carta per recuperare, meglio prendere una carta qualunque rispetto che sono un addestramento. Certo, con Regilieki puoi anche attaccare, ma con tre energie diverse non hai modo di accelerare. Vediamo se c'è la lista. No, non c'è la lista. Allora, la strategia del mazzo dell'avversario. Allora, non è brutto come mazzo. È chiaramente un mazzo che punta ad avere quanti più fattori di disturbo possibili. Il Morpico, questo Morpico segnatevelo perché ha un ottimo attacco. Io non lo giocherei con le energie base, lo giocherei con la doppia in modo che possa fare zero danni. Ed è il motivo in cui il Pokémon diventa effettivamente utile. Sono blocchi un attacco all'avversario, i VMAX in generale hanno soltanto un attacco, per cui o anche la maggior parte dei V-Star hanno solo un attacco, per cui Morpico blocchi l'attaccante con la stadio, fai in modo che non possa ritirare. Il problema legato a questa cosa è che intanto nel momento in cui l'avversario ha modo di attaccarti, devi continuamente provvedere ad avere un Morpico fuori, per cui devi necessariamente giocare il mazzo con un motore di pescaggio. Generalmente Cincino è il migliore perché ti permette di far sparire quante più cose possibili, perché se vuoi puntare su Morpico devi puntare su Morpico. Il mio avversario nello stesso mazzo aveva Miltank, ovviamente in qualunque tipo di control stall eccetera non può mancare Miltank a momento. Iveltal per la partita contro Mew, sicuramente Iveltal con un enorme fattore di disruption può dire la sua. Mew è comunque un Pokémon che esiste, bisogna sempre tenerlo in considerazione, sempre rispettarlo. Morpico può dare fastidio in alcune situazioni. Non sono convinto sul Regilieki, nel senso che l'energia elettro, tanto non la userai mai per attaccare col secondo attacco di Morpico, non vuoi attaccare in questo modo. Vado a controllare il Dialga, ma sono abbastanza sicuro che il Dialga prenda una carta qualunque, per questo punto meglio, ci sono tanti Pokémon che fanno cose simili, per cui continuo a preferire il Mewtwo. A livello di stall, continuo a preferire il Mewtwo per il momento. Riportiamo attenzione su Lunaton, mazzo fortissimo, può sicuramente, a meno che non viene bloccato da Ace, Q, Pikachu o cose simili, non ci sono tanti control, al momento non me ne vengono in mente un control facile per andare a bloccare Lunaton, per cui tanta roba, buono. Solitamente con gli NC faccio solo una partita, ma questo mazzo è fighissimo, non c'è altro da dire. È un NC, come ho detto, solo unicamente perché non ha fatto risultati adesso, non essendoci nessun tipo di torneo. Siamo nel momento estivo, nel momento in cui l'unico torneo è il mondiale, per cui non ha modo di fare risultato. E in ottica di metagame è facilmente prevedibile e counterabile. È anche vero che nel momento in cui sappiamo i modi in cui questo mazzo può essere counterato, possiamo anche andare a prevedere modi per counterare i counter come abbiamo fatto con Regigigas, per cui sappiamo che c'era Ace-Q, Escape Rope Boss per andare a risolvere questo problema. Fermo restando che nel momento in cui ci troviamo contro Mono Ace, Mono Pikachu, la situazione è finita, insomma, per cui dai, 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 poi. Mazzo molto figo, io propongo questa lista che è basilare, semplice, solida, molto lineare, molto proprio eretta, semplice semplice. Spero che vi darà tante soddisfazioni. Spero che il mazzo, il video, non vi siano piaciuti. Così fosse, mettete un bel mi piace, iscrivetevi al canale e noi ci vediamo presto con il prossimo video e tutte le serie live su YouTube. Ciao, a te presto.